Buongiorno, seduta di consiglio del 22 aprile del 2021. Dottoressa Calderone, se predisponiamo l'appello. Allora, predisponiamo l'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione, giorno 22 aprile, ore 9:41. Sant'Angelo assente. Alessio. Presente. Bruschetta. Presente. Gulemi. Presente. Ilardi. Presente. Prester. Presente. Quattararo, Presente. Rappa, non c'è. Tarantino Presente. e Terranova. Presente. Sono presenti 8 consiglieri, il numero legale c'è, il presidente può procedere alla nomina degli scrutatori. Naturalmente prestiamo il nostro consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Allora, per i consiglieri, per gli scrutatori, nominiamo Tarantino, Ilardi e Bruschetta. Va bene. Proseguiamo con i lavori dando lettura delle comunicazioni e delle richieste dei colleghi consiglieri. Allora, abbiamo una richiesta del consigliere Tarantino che riguarda lo svuotamento, richiesta svuotamento contenitori plastica pieni via Guido Rossa e via Limitrofe. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere della terza, chiede con cortese sollecitudine l'intervento di cui in oggetto si fa presente che la problematica è già stata segnalata tramite la vostra app con identificativo di chiamata 67227. In data 17/4/2021. È una richiesta di Serbo. Il sottoscritto del consigliere della terza circoscrizione Alfredo Ilardi chiedo con urgenza il diserbo in via Ortigia dove le ragazze vadano il marciapiede dove i pedoni non possono camminare. Grazie. Poi vi è una richiesta di segnalazione buche pericolose in via Giuseppe Bagnera ai civici 22, 31, 40 e 62A. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Giuseppe Quartararo chiede che la presente segnalazione venga urgentemente al comando di polizia municipale al fine di garantire la sicurezza stradale, in quanto la problematica rappresenta una fonte di serio pericolo per la pubblica incolumità. Poi vi è una richiesta urgente, pulizia caditoie otturate in via Giuseppe Bagnera. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente alla competente azienda AMAP al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto. Poi vi è una richiesta urgente sostituzione tabella toponomastica indicante via Pianalli in via Pianalli, incrocio via Bagnera. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente all'ufficio toponomastico al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto, in quanto la tabella esistente non risulta leggibile poiché è stata vandalizzata. Poi vi è una sostituzione tabella toponomastica indicante via Giuseppe Bagnera in via Giuseppe Bagnera incrocio con via Pianalli. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente ufficio toponomastica al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto, in quanto la tabella esistente risulta vandalizzata. Poi vi è un sollecito intervento di diserbo in via Giuseppe Bagnera. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente all'azienda RAP al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto. E poi vi è una richiesta urgente corretto posizionamento armature via Giuseppe Bagnera numero 5A e 15. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente alla competente azienda AMG al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto, in quanto le armature
sono non posizionate correttamente, facendo luce sul tetto delle abitazioni anziché sulla pubblica via. Con l'occasione porgo distinte salute. Le comunicazioni sono state lette. Dottoressa, mi scusi, ce n'è una che la posso leggere pure io, per quanto riguarda l'area verde, decoro e sport, in risposta alla dottoressa Calandra. Va bene. Posso, Presidente? Sì, sì, certo. Allora, il Comune è in risposta alla richiesta appunto che aveva fatta la dottoressa Calandra per lo spazio del polivalente di Bonaggia, quindi utilizzo impianto sportivo comunale polivalente di Bonaggia, progetto Libro Ovunque, 8 biblioteche per 8 circoscrizioni. È trasmessa la nota appunto dalla dottoressa Servizio Sport alla dottoressa Eliana Calandra, quindi al presidente della terza e all'assessore Petralia. In riferimento alla vostra nota protocollo 23-71-80 del 23 marzo 2021, si comunica che la manifestazione descritta in oggetto è stata già inserita da questo servizio nel calendario delle manifestazioni programmate relative all'impianto sportivo comunale polivalente di Bonaggia, sito in via Mico Geraci, per il periodo da voi richiesto dal 25 al 27 giugno 2021. Per quanto riguarda il montaggio della tensiostruttura, si invita il responsabile del progetto ad eseguire un sopralluogo preventivo al fine di valutarne la fattibilità. Lo stesso dovrà inoltre munirsi di tutte le autorizzazioni, eventuali licenze, assicurazioni, adempimenti sanitari o altro previsto dalle leggi vigenti, necessarie sia per il montaggio della medesima struttura, nonché per lo svolgimento della manifestazione. Sarà necessario altresì attenersi alle normative vigenti in materia di Covid. Pertanto si resta in attesa dell'esito del citato sopralluogo e delle conseguenti conferme della manifestazione presso l'impianto di che trattasi. Per informazioni contattare il capo impianto, dottor Gianfranco Sucameli, al numero telefonico, quello che è. Saluti la dottoressa Rosa Vicari. Presidente, come vede, diciamo, il discorso va avanti, quindi la disponibilità dello sport ha dato ok, quindi ora sarà appunto gli uffici responsabili per quanto riguarda il montaggio della tensiostruttura, appunto di verificarne tutti i vari passaggi affinché sia a norma di legge, non ci siano problemi per la sicurezza, per lo svolgimento della manifestazione. Quindi andremo nuove notizie in tal senso, suppongo. Grazie. Saverio, me la mandi questa email? Sì, già l'ho inviata, signora. Vabbè. Grazie, consigliere Saverio Buschetti. Presidente. Prego, consigliere Gottardo. Sì, in merito alle letture delle comunicazioni che ci ha letto la dottoressa Calderone, che ringrazio. Volevo... Dico, alle 9.49 è entrata la consigliera Rappa, perciò quindi va bene. In competenza lo può segnare. Prego. Volevo dire, dico, come avete ascoltato, ho presentato diverse richieste per via Giuseppe Bagnere, in quanto ieri sono stato contattato da alcuni cittadini residenti, ho fatto un sopralluogo insieme a loro e mi hanno evidenziato realmente che sembra quasi una strada totalmente dimenticata dall'amministrazione. Dico, per ora ce ne sono tante strade dimenticate dall'amministrazione, però dico, qui si tratta, Presidente, realmente buche pericolose sul manto stradale, caditoie ostruite, di serbo non espletato, e la via è abbastanza stretta a doppio senso, e praticamente l'erba al bordo strada non consente il transito alle due vetture nei due sensi di marcia, tabelle toponomastiche vandalizzate, armature non corrette come posizionamento, alcuni punti luci che non funzionano, spazzamento sia in via Bagnera che nella parte, anche mi dicono, di via Belmonte Chiavelli, da via Bagnera
a via Falsomiele che non viene espletato e di questa mi riservo di presentare domani richiesta perché oggi francamente non ho avuto il tempo di redigerla. Dico, situazioni di profondo degrado dove i cittadini giustamente lamentano e anche alcune di queste richieste sono solleciti, Presidente, sono reiterate perché già presentate da me nei mesi scorsi senza alcun esito ancora ad oggi. Dico, giustamente i cittadini pongono le giuste domande, le domande e vogliono giuste risposte in quanto contribuenti, in quanto pagano le tasse, in quanto cittadini, alcuni di essi anche modello che fanno differenziate e quant'altro, dicono è vivere in condizioni realmente di degrado. Lascia basiti, Presidente, perché dico, sappiamo che sono vie che fanno parte di una borgata dove le persone magari lì ognuno cerca di pulirsi le persone anziane magari come si usava una volta puliscono il proprio spazio davanti all'abitazione di piano terra, persone anziane che poi magari di fronte hanno l'erba alta, l'erba si accumula anche spazzatura. Dico, qua si parla di servizi basilari, dico lo spazzamento, il diserbo magari prima della stagione estiva, l'illuminazione, dico caditoia ostruita che con la pioggia dei giorni scorsi l'acqua gli sfiorava l'ingresso dell'abitazione e la persona non poteva entrare. Dico, Presidente, veramente capisco che situazioni del genere in molte strade. Ce ne sono parecchie, però dico è una cosa realmente disarmante, anche perché, ripeto, più volte segnalate in alcuni casi ancora le problematiche persistono. Sì, grazie consigliere Quartararo. No, facciamo bene sempre a, come dire, dare segnale di presenza nel territorio, quindi il fatto stesso che la cittadinanza ci invita a fare dei sopralluoghi. Quindi è motivo di credibilità. Poi noi qua ci possono raccontare tutto, l'amministrazione che non funziona, che è un dato di fatto, o perlomeno la macchina comunale così come diciamo organizzata, fra virgolette organizzata, perché è disorganizzata, che non dà risposte. In realtà, come via Giuseppe Bagnera, che il consigliere Quattara ha avuto modo di viverla in prima persona perché è stato appunto sollecitato, invitato dai residenti e questo ci fa onore, tutto il consiglio ci deve fare onore, che quindi significa che, ripeto, abbiamo una credibilità e non dobbiamo fare altro che essere puntuali nel sollecitare gli uffici competenti affinché diano delle risposte sul territorio rispetto alle istanze dei cittadini. Quindi io pure conosco altre realtà, come ha descritto il consigliere Quartararo, come di via Bagnera, sono tantissime, via Loi, Largo del Pettirosso, Largo delle Nonne. Quindi noi dimostriamo attraverso la presenza del territorio di essere, come dire, disponibili nell'interfacciarci con l'amministrazione. Lamentarci non serve a nulla. Brucia il fatto che spesso, dico, ci sono delle soluzioni che apparentemente siano, come dire, appunto di facile soluzione. E non ci riusciamo, non ci spieghiamo il motivo perché l'azienda, chi di competenza dovrebbe dare un pronto riscontro rispetto. Presidente, di queste richieste, se lei nota, quasi tutte sono a costo zero, interventi a costo zero, non parliamo di andare a rifare marciapiedi o Quindi quant'altro. è inutile ripeterci il ruolo centrale di un'amministrazione che vuole funzionare,
deve passare obbligatoriamente attraverso un coinvolgimento diretto della circoscrizione. Solo così Palermo può respirare. Io mi riferisco chiaramente da un punto di vista, perché noi parliamo qua di sicurezza e decoro, poi possiamo parlare pure di altro, sulla gestione ad esempio delle scuole, sulla manutenzione delle scuole, sulla operatività. Io dico, non sto qua a dirvelo, però sono stato contattato dalla preside della scuola di Borgo Livia, che mi ha posto alcune problematiche, che cioè lungaggini burocratiche non hanno risposto all'immediato, e parliamo che hanno l'impianto idrico non funzionante, quindi sopra il luogo del COIME. Il COIME sosteneva che era un problema che riguardava l'impianto di riscaldamento, quindi lettera, e qui passano giorni, e loro umidità, classi diciamo vuote, perché non potevano stare i bambini all'interno. Quindi AMG va a fare il sopralluogo sollecitato dal COIME per vedere effettivamente se era l'impianto di riscaldamento che non funzionava. No, è un problema di impianto idrico, quindi altra lettera, altro sollecito al COIME. Ma di che stiamo parlando? Cioè, i mesi passano qua. Cioè, se non abbiamo prontezza di queste cose, che ripeto, di facile soluzione, perché questa è cattiva burocrazia, proprio, cioè il massimo della burocrazia. Non è che dobbiamo essere, dico, oggi chiamiamo subito, però un momento di di riflessione gli amministratori la devono fare, dice no, le cose non funzionano così. Che poi tra l'altro dico, pure il consiglio comunale stesso, io ho coinvolto pure consiglieri comunali, e si rendono conto, ma perché non si fanno portavoce di queste cose? Comunque, proseguiamo con... Presidente, volevo intervenire su questa cosa. No, sì, è vero, perché a volte ci sono le lungaggini burocratiche, come lei poco fa ha spiegato, che possono essere... Ma a volte accade anche il contrario, che non riceviamo nessuna risposta, nonostante noi richiediamo delle informazioni per portare avanti il nostro lavoro, e spesso e volentieri neanche, diciamo, ci degnano delle risposte, perché naturalmente uno per chiedere dei lavori, un reintegro, quel che sia, ha bisogno anche della documentazione, quella che a volte non ti consegnano. Quindi anche, abbiamo anche questa difficoltà nel lavorare. Grazie, Presidente. Sì, grazie a te. Consigliere Alfredo Ilardi. Sì, Presidente, grazie. Innanzitutto sono d'accordo con il suo discorso, che noi siamo sempre la parte attiva in circoscrizione, siamo noi il confronto con il Comune, Presidente, e noi con l'amministrazione, e noi segnaliamo tutto ciò che c'è da segnalare, veramente, veramente siamo talmente attenti che quasi quasi non ci sfugge nulla. Però è pur vero, caro Presidente, che quando non abbiamo un mandato dato dal cittadino, il cittadino vuole le risposte, dobbiamo dare delle risposte, non solo noi, ma anche da parte dell'amministrazione. Attendo lei, Presidente. Attendevo lei, Presidente. Sì, scusami. È pur vero, caro Presidente, che anche il cittadino che ci ha dato un mandato, noi dobbiamo dare anche delle risposte al cittadino, perché poi quando non viene effettuata una problematica, Presidente, nella circoscrizione, durante la nostra consigliatura, è normale che il cittadino... Ma, tra virgolette, poi non vi interessate, valla a spiegare anche al cittadino, Presidente, che l'amministrazione, diciamo, deserta queste problematiche. Poi, se lei mi può dare ancora la parola, devo continuare, Presidente. Prego, prego. Sì. Allora, intanto devo dare una comunicazione, Presidente, che finalmente via Barresi ritorna la luce, che dopo tante segnalazioni che ho fatto io nelle richieste e anche di interfacciarmi con l'azienda telefonicamente, con dirigenti,
che mi dicevano che c'era praticamente una bobina da riparare che l'hanno spedita a Bologna. Ora finalmente sta bobina è arrivata, a quanto pare, e la luce di sera i cittadini mi hanno inviato, come le ho mandato le foto, finalmente è arrivata la luce in via Barrese. Poi volevo comunicare, Presidente, che giorni fa, su mia segnalazione, per quanto riguarda la buca di via Belmonte Chiavelli al civico 3enne, mi è arrivato un email. La famosa buca, mi è arrivato una risposta di un dirigente dell'AMAP, signor Antonio Amato, porta qui la scritta il 7 aprile, però io l'ho vista qualche giorno fa, perché forse magari nell'inviare, perché ha avuto pure il telefono che è con poca connessione. Se le vuole io la posso pure leggere questa nota, Presidente. Sì, no, me l'hai girata pure a me. Sì, legge, certo. La posso leggere? Sì, un attimo che vado nella pagina. La leggo io, consigliere? Sì, la può leggere anche lei, Presidente. Allora, mi ha girato una copia dell'email il consigliere Ilardi, dove rispetto a questa segnalazione di questa, ho detto poc'anzi, famosa buca, perché sta diventando veramente famosa da un punto di vista della risoluzione del problema, dove appunto Amato Antonino, non so, sarà un dirigente dell'AMAP, sarà, Presidente. Ah, ok, un dirigente dell'AMAP. Dove in pratica appunto fa riferimento a una mail inviata dalla circoscrizione a firma consigliere Lardi, dove segnalava appunto il cedimento stradale in via Belmonte Chiavelli numero 3enne, e informa che il personale tecnico di questa società è intervenuto sul posto, quindi ha fatto sopralluogo e ha accettato che il cedimento in questione non è stato causato da anomalie ai sottoservizi gestiti da questa società, quindi AMAP, da quando è visibile in loco. Pare che il cedimento sia riconducibile a dei lavori della fibra ottica. L'avevamo letta, era già arrivata. Chiudirà il microfono. Era già. Allora, consigliere, dico sì, già ne avevamo pure. Certo, prego. Consigliere, io le ho dato lettura, vuole ulteriormente commentare? No, ora sì, no, volevo dire ora, se l'amministrazione è attiva, penso che dovrebbe avvisare, diciamo, certo, la ditta. Esatto. Il senso di questa lettera, comunque, dico, al di là di ogni cosa, questo funzionario Amato credo che l'abbia mandato anche a chi di competenza. Il punto è che ecco, i paradossi della burocrazia, le lungaggini della burocrazia, che ognuno per le proprie competenze, quando segnaliamo qualcosa di pericoloso, non si interviene con la massima urgenza. Dico, allora, bisogna mettere pure, bisogna chiarire questi interventi fatti dalle società private per quanto concerne i lavori della fibra ottica. Se effettivamente l'amministrazione si fa carico di questi danni, e non è solo via Belmonte Chiavelli 3enne, questo è un, diciamo, il consigliere Ilardi ce l'ha portata di mano questa buca e vede appunto diciamo la lungaggine per dare risposta. E a maggior ragione quando avremo l'incontro con l'assessore, aiutatemi, come si chiama, per quanto riguarda la manutenzione, che abbiamo chiesto l'incontro. Prestigiacomo, se non erro. Prestigiacomo. Dobbiamo chiarire pure questo aspetto. Però nell'immediato non capisco com'è che l'amministrazione, cioè, io veramente prego vivamente, prego, sul potenza della parola, che non succeda qualcosa di grave in questa buca, così come tante altre buche, perché poi il comune sarà costretto, al di là, dico, del danno, speriamo che non succeda mai,
è costretto pure a risarcire le persone. Comunque. Presidente, il fatto lo sa qual è, Presidente? La metto sulla retorica e sulla risata. Il fatto è che è davanti alla mia attività commerciale, ai cittadini. Dico, ma come mai il consigliere di circoscrizione c'ha la buca? Però se si parla con la verità, consigliere, con la verità, non abbiamo nulla da temere. Cioè, noi non... Allora, noi venditori di fumo non siamo. Quindi però facciamo... si rende conto, Presidente, i cittadini che mi dicono... Facciamo... possiamo condividere la rabbia con chi realmente conosce le difficoltà di un consiglio di circoscrizione, possiamo condividere la rabbia col cittadino che lo informiamo sul ruolo che oggi ha un consiglio di circoscrizione, che è appunto di segnalare qualsiasi tipo di problematica e accompagnare e seguire l'istanza rispetto a questo problema che purtroppo spetta ad altri risolverlo. Quindi non dobbiamo dare, e non l'abbiamo mai fatto, un'immagine che noi siamo quelli che risolviamo il problema. Accompagniamo l'istanza affinché chi di competenza risolva il problema. Poi se ci sono terzi politicanti nel nostro territorio che mandano messaggi alla popolazione che loro sono paladini nel risolvere i problemi e la gente ci crede, problemi suoi sono, poi alla prova dei fatti. Noi non questa immagine, io personalmente, e ho visto pure voi colleghi, non l'abbiamo mai data. Bene. Ringrazio a lei per il suo intervento, Presidente. Grazie. A finire di sabato andare al contrario. Lei ha illustrato benissimo, dicendo anche che sono questi paladini che funzionano dietro alle spalle nostre. Diciamo che noi siamo quelli che non possiamo risolvere le problematiche. Ora io mi auguro. Abbiamo la maturità di parlare di queste cose. Ora io mi auguro che l'AMAP stessa, la manda anche per conoscenza all'amministrazione, e l'amministrazione si attivi. Ma qua il problema qual è? È un problema. Ci vuole una regia unica, un ufficio unico che gestisca tutte queste cose. Impossibile che. Questa lettera, questa risposta mi sa non di risoluzione del problema, ma di sollevarsi di un problema. Ah, mi dispiace, però non ci posso fare niente. Questa è la sintesi. Levarsi questa. Sì, dice: io mi dispiace, non manca per me. Però mi auguro che il signor dirigente Amato la gira anche all'amministrazione. Ma è sicuro. Anzi, che è stato molto corretto a darci una risposta rispetto alla segnalazione. Però, come vedi, in indirizzo l'ha inviata pure agli uffici competenti. Comunque, non di meno, ci sono altri interventi, non nella buca, che già ci siamo espressi. No, Presidente, un piccolo chiarimento. Sì. Ma noi in questa buca dalla RAP ufficialmente abbiamo avuto una risposta, solo questo. Dalla RAP abbiamo avuto una risposta verbale, abbiamo ulteriormente inoltrato la richiesta di... appunto di sollecito l'intervento da parte della RAP, però risposte non ne abbiamo avute, come nel resto in quasi tutte le segnalazioni che abbiamo fatto. Quindi non... Presidente, comunque sia, se posso, secondo me chi di competenza dovrebbe andare a vedere tutta la documentazione, capire quando è stato questo lavoro, da chi è stato fatto, in modo da capire se siamo nei tempi giusti per richiedere il rifacimento del tratto di strada o quello che sia, oppure una volta che è decaduta serve l'amministrazione. Io credo che questo è un lavoro che si debba fare per fare il punto della situazione. Esatto. Sì, no, su questo dico, neanche io sinceramente non saprei dare una risposta come si muove
l'amministrazione rispetto a questi scavi effettuati alla Carmona, per non dire altro. Basta, non ci dobbiamo ripetere, perché ripeto, c'è pure, addirittura me ne ho parlato la volta scorsa, c'è pure una mozione della quarta cicola, la sesta, dove impegnava l'amministrazione, appunto, e quando ci sono questi lavori effettuati da terzi, non dalla pubblica amministrazione ma da privati, per che diciamo intervengono su strada, dovrebbero fare l'asfalto per intero e non per il tratto, diciamo, Ma intanto dovrebbe correre l'amministrazione a metterla in sicurezza, presidente, e poi magari parleranno loro all'interno con la ditta privata, se devono verbalizzarla o chiedere il risarcimento alla ditta privata. Vabbè, allora proseguiamo con i lavori. Ci sono altri interventi oppure possiamo proseguire dando lettura del verbale, se la dottoressa Calderone è pronta, chiaramente. Sì, per me possiamo procedere. Sì, procediamo. Allora, diamo lettura del verbale del 15 aprile 2021. L'anno 2021, il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 9, si è riunito il Consiglio della Terza Circoscrizione con modalità telematiche, mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del decreto legge numero 18 del 17/3/2020 e ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato autonomia locale in Regione Sicilia, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, con avviso di convocazione protocollo 24/14/71/33/2021 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ODG. Presiede la seduta il vicepresidente Bulemi, partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone, redige il verbale il collaboratore signora Salvica. Il presidente alle 9:41 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i consiglieri Adelcio Bruschetta, Gulemi, Lardi, Cressere, Quartararo, Rappa, Tarantino e Terranova. Risultano presenti 9 consiglieri. Verificata la presenza del quorum per la validità della seduta, il presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Prestere, Tarantino e Terranova. La nomina dei suddetti è approvata all'unanimità. Si passa al primo punto all'ODG, ovvero comunicazione del Presidente, dando lettura di alcune richieste inviate al Presidente per il successivo inoltre alle aziende competenti. Richiesta di serbo via Paratore in croce con via Orsa Minore a firma del consigliere Lardi. Richiesta copertura a buco in via Buonriposo numero 173 di fronte al muro di cinta della metropolitana a firma del consigliere Lardi. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Quartararo, che vuole comunicare al consiglio che questa mattina è stata installata la segnaletica verticale e orizzontale sul ponte Oreto, che impedisce il transito dei pedoni sui marciapiedi. È stato creato per i pedoni un percorso protetto che però deve essere ancora transennato. L'AMAT ha già soppresso le fermate sul ponte e sono state realizzate le fermate provvisorie su via Buonriposo, lasciando scoperta la via Oreto Bassa al passaggio dei mezzi di trasporto del servizio pubblico, con grave disagio della popolazione. Da anni veniva denunciato lo stato di degrado, ma non è mai stato fatto nulla. Alla luce di questi provvedimenti appare opportuno confrontarsi con l'azienda AMAT, con l'assessore Prestigiacomo e con l'ingegnere Martelli per sapere notizie certe sulla durata dei lavori e sulla ditta che dovrà eseguirli, perché fino ad oggi sia come istituzioni che come cittadini che vivono nel territorio non si è stati informati. Il Presidente dichiara che il percorso alternativo creato dall'azienda AMAT penalizza i cittadini che vivono nella parte bassa di Via Oreto, perché non possono usufruire del mezzo pubblico per spostarsi da una parte all'altra della città. Il consigliere Quartararo replica che si potrebbe proporre all'AMAT di far transitare con un percorso rotatorio una navetta che passa da via Marinuzzi percorrendo via Bergamo e Corso Tucoli. Il presidente afferma che è opportuno confrontarsi con l'azienda che gestisce il servizio pubblico in modo da avere una proposta condivisa. Bisogna dare voce alle richieste che provengono dalla popolazione. È necessario che il Consiglio conosca la tempistica dei lavori. Chiede e ottiene la parola il consigliere Bruschetta,
che condivide quanto è stato detto finora, ma rimane sconcertato dal fatto che sia stato avviato un percorso alternativo dei mezzi pubblici che attraversano il territorio, ovvero via Buon Riposo, senza che il Consiglio il diretto interlocutore dei residenti sia stato avvisato del provvedimento. È assurdo che il Consiglio debba invitare l'AMAT, quando dovrebbe essere l'azienda ad informare il Consiglio delle iniziative intraprese. Propone di redigere una nota da inviare al signor Sindaco e al Prefetto. Il Presidente condivide lo sfogo del collega Bruschetta per la mancanza di rispetto istituzionale riservata dall'amministrazione alla circoscrizione riguardo ai provvedimenti adottati per il Ponte Oreto. Chiede la parola al consigliere Larti, che lamenta che sia sempre alle solite. Il Consiglio non viene preso in considerazione dall'amministrazione, come che chi si alza prima la mattina dà direttive. Chiede la parola al consigliere Tarantino, che afferma di aver ascoltato gli interventi e pensa che sia doveroso che prima che l'amministrazione attui i provvedimenti informi il Consiglio. Il confronto con i soggetti invitati servirà a capire la tempistica del lavoro e i tipi di intervento. Non vorrebbe che si tratti di interventi tampone. Il Presidente evidenzia tutti i passaggi che si dovevano fare. Sono state reiterate mozioni e interrogazioni, ma non si può essere complice delle mancanze dell'amministrazione sui tempi di realizzazione. Da tempo si chiedevano tali lavori, una situazione che l'amministrazione conosceva, ma per la quale non ha fatto nulla per la latitanza degli uffici preposti. Adesso gli interventi non sono più rinviabili. Chiede la parola il consigliere Quartararo, che fa presente che il Consiglio non ha nulla da rimproverarsi. Si parla di una manutenzione attesa da anni già nel 2002. Esisteva una relazione che parlava del rischio di crollo della struttura. Nel 2012 era stata istituita la commissione, sono state deliberate mozioni e interrogazioni, ma in questi 19 anni non è stato fatto nulla, per cui la situazione è peggiorata. Il Ponte Oreto è l'emblema della trascuratezza della manutenzione da parte dell'amministrazione, pur se egli stesso nella passata consiliatura l'aveva sostenuta. Bisogna ammettere l'inerzia e l'inefficienza della macchina comunale. Il Presidente afferma che sicuramente la burocrazia ha lungo i tempi per la realizzazione delle opere. Nel 2012 si poteva intervenire, ma non è stato fatto il confronto con gli organi preposti. Occorre capire le iniziative che l'amministrazione vuole portare avanti per il Ponte Oreto. Si passa al secondo punto, all'ODG, ovvero approvazione verbale della seduta precedente, con la lettura del verbale del 9/4/2021, approvata alle 10:27 per appello nominale, scrivente per seguente, presenti 9, votanti 9, voti favorevoli 9, esauriti gli argomenti alle 10:28, il Presidente chiude la seduta. Perfetto. Dottoressa? Sì. Dottoressa, un'osservazione, quando sì. Parlo in merito all'istituzione della navetta per la zona Oreto Bassa, non parte da via Marinuzzi il percorso, parte da piazza Giulio Cesare fino ad arrivare in via Bergamo, via Oreto. Allora, lo rileggo. Allora, chiede la parola il consigliere Quartararo, che vuole, in questa parte, che vuole comunicare che è stata installata la segnaletica verticale. Sì, dove parla della navetta e del percorso? Mi sembra che sia stato detto che parta da via Marinuzzi. E invece parte da via? Da piazza Giulio Cesare dovrebbe partire per arrivare. Un percorso rotatorio, il consigliere Quartararo replica che potrebbero proporre all'AMAT di far transitare con un percorso rotatorio la navetta che parta da via Marinuzzi, e invece no, parta da piazza Giulio Cesare. Vabbè, percorrendo via Bergamo e Corso Tucoli. Va bene, è già fatto. Possiamo procedere alla votazione. Possiamo procedere alla votazione. Allora, procedo per appello nominale. Per l'approvazione del verbale del 15 aprile 2021. E Adelfio, se mi dite se è collegato. No. Bruschetta approvo, però vedo che è collegato adesso. Adesso è collegato, forse avrà difficoltà.
Muschetta. Approvo. Buremi. Buremi. Favorevole. Ilardi. Favorevole. Prester. Favorevole. Bartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Sant'Angelo non c'è. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Adelfio. Adelfio, al microfono. Lo proviamo con 8 voti. Perfetto. Approvato con 8 voti favorevoli. Vabbè, a proposito, volevo ricordare che oggi era previsto un incontro con Daniele Calollo dell'AMAT, però penso proprio di impegni suoi personali ha rimandato a domani la propria disponibilità, quindi domani stesso così continueremo ad affrontare questa problematica che abbiamo soprattutto per quanto concerne i mezzi pubblici. Bene, allora se continuiamo con i lavori, il consigliere Bruschetta prosegue con la lettura del parere. Sì, Presidente, avevamo letto l'articolo 15. Sì, continuiamo. Quindi, passiamo all'articolo 16 che parla di sanzioni e indennità. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite al decreto legge 285/192, le violazioni al presente regolamento e a quelle richiamate all'articolo 6 sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e al comma 821 articolo 1 della legge 160/2019. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano un'indennità pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre. B. Le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera A del presente comma, fermo restando quello stabilito dall'articolo 20, comma 4523 codice strada di cui il decreto legislativo 285/92. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute solitamente da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie. Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa e regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione. Articolo 17. Sanzioni accessorie a tutela del demanio pubblico. Il Comune dispone la rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità delle stesse per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni. L'accertatore intima al trasgressore nel processo verbale di constatazione delle violazioni la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi. Fermo restando i poteri di cui articolo 13 e 2 della legge 689 dell'81, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo e grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitatamente alle rimozioni materiali, impianti, le attrezzature e gli altri oggetti utilizzati destinati a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dell'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali ed aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore,
salvo quanto previsto dall'articolo 19 legge 689-81 in materia di opposizione al sequestro. Detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di sequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa. Articolo 18, riscossione coattiva. La riscossione coattiva delle somme dovute non pagate alla scadenza fissata del presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR numero 607-73, così come disposto al comma 792 della legge 190-2019. Provvedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e svolto dal Comune, il soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone. Articolo 19, disposizioni finali. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti. È disapplicato ogni altra norma regolamentare emanata al Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento. Presidente, adesso noi abbiamo qua degli allegati. L'allegato A, che parla della classificazione del territorio comunale in categoria ai fini dell'applicazione del canone, quindi abbiamo categoria prima, quartiere Libertà e Politeama, categoria 2, abbiamo Reto, Zisa, Noce, Malaspina, Resuttana, Tommaso Natale, Partanna, Monte Pellegrino, Arenella, categoria 3, Tribunali, Castellamare, Palazzo Reale, Monte Pietà, Cuba, categoria 4, Santa Rosalia, Sette Cannoni, Brancaccio, Villa Grazia, Mezzogiorno Reale, Altarello, Bocca di Falco, Uditore, Borgonovo, Cruillas, Resuttana, Pallavicino. Poi diciamo abbiamo una categoria, un allegato B, che ci parla della determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori per le occupazioni permanenti. Quindi qua abbiamo dei vari coefficienti che vanno dalla prima categoria alla quarta, con il quale c'è un coefficiente per ognuno e delle tariffe. Poi abbiamo, diciamo, l'allegato 3C, che ci parla della determinazione delle tariffe ordinarie dei coefficienti moltiplicatori per le occupazioni temporanee. Quindi abbiamo quindi sempre, diciamo, la tipologia per quanto riguarda la prima, la seconda, terza categoria, i vari coefficienti, e quindi sia per i mercati ricorrenti che non ricorrenti. Poi abbiamo, diciamo, la tariffa base per occupazioni temporanee anche ricorrenti, diciamo, e qua abbiamo una serie, diciamo, di tabelle che parla giornaliera, oraria, per quanto riguarda se vanno i giorni da una settimana a 52 settimane oppure per termini minori e niente. E quindi, diciamo, Presidente, questo, diciamo, è la parte, diciamo, finale. Non so, sarebbe opportuno, secondo me, appunto, che i consiglieri possono anche loro dargli uno sguardo più attentamente. Domani aprirò una discussione in merito, in maniera tale che con la votazione ognuno abbia, diciamo, i presupposti giusti, i contenuti, ognuno dia il proprio parere, appunto, in base alla queste tabelle, possa dare il suo contributo, diciamo. No, sono d'accordo con te, quindi invito ai colleghi consiglieri, sul suggerimento del collega Bruschetta, a dargli un'attenta lettura. Eventualmente domani, nella prima giornata utile, diciamo, di consiglio, esprimere se è il caso, cioè, aprire una discussione e quindi dare il proprio contributo. Bene, io direi di chiudere qui alle ore 10:30 e quindi ci riaggiorniamo a domani. Domani, che è venerdì, giusto? Sì. Va bene, buona giornata a tutti.